In questo esercizio abbiamo un oggetto di massa 1,40 kg che viene tenuto premuto contro un muro da una molla compressa che è stata accorciata di 3,4 cm. Il segno meno indica l'accorciamento della molla. Dobbiamo calcolare la costante elastica di questa molla. Conosciamo il coefficiente d'attrito statico e dinamico tra il blocco e il muro e sappiamo che con questa molla che preme il blocco contro il muro, il blocco non cade, rimane attaccato al muro. E per farlo scivolare verso il basso bisogna esercitare una forza di 2 newton che chiamiamo forza di distacco. Con questa forza di 2 newton il blocco a malapena riesce a muoversi verso il basso, quindi è il momento del distacco in basso. Cominciamo facendo l'analisi di tutte le forze sul blocco. Innanzitutto c'è la forza peso perché il mattone ha una massa e quindi moltiplicando la massa per il campo di gravità, mg, otteniamo 13,72 N, che vanno a sommarsi alla forza di distacco da 2 N per formare un'unica forza di intensità complessiva, 15,72 N rivolta verso il basso. Se il mattone ancora non cade, è lì lì per muoversi verso il basso, vuol dire che l'attrito riesce a malapena a esercitare una forza verso l'alto che si oppone allo spostamento del mattone e che vale 15,72 N in modo tale da annullare e compensare perfettamente queste due forze in basso. Siccome poi questo è il momento del distacco, vuol dire che l'attrito sta dando il massimo. Infatti, appena noi superiamo 15,72 N in basso, cioè appena noi esercitiamo una forza appena superiore a questi 2 N, ecco che l'attrito non riesce più a tenere fermo il blocco perché evidentemente vuol dire che stava già al massimo. Questa forza d'attrito statico nasce grazie alla molla che preme il mattone contro il muro. Infatti sappiamo che più un oggetto è tenuto schiacciato e premuto contro un piano, e maggiore è la forza d'attrito. La forza normale in questo caso è la forza elastica, è la forza che fa la molla che schiaccia questo mattone contro il muro e che qui è rappresentata con questa freccia di colore verde. Il muro reagisce per non farsi sfondare con una forza vincolare uguale o opposta alla forza elastica. Dunque, in definitiva, agiscono tutte queste forze sul mattone. La nostra incognita è la costante elastica della molla che è nascosta dentro la forza elastica. Infatti noi sappiamo che la forza elastica si calcola con la legge di Hooke, cioè costante elastica per l'allungamento o l'accorciamento. Quindi se noi riusciamo a calcolare il valore in newton di questa forza elastica, con la formula inversa poi possiamo calcolare la costante elastica della molla. Il valore in newton della forza elastica lo possiamo calcolare dal momento che la forza elastica è anche la forza normale, cioè la forza che preme il mattone contro il muro. Infatti, la forza normale sta dentro la formula dell'attrito statico massimo. L'attrito statico massimo, che vale 15,72 N, si calcola infatti coefficiente d'attrito statico per la forza normale. Quindi noi invertiamo questa formula e cerchiamo il valore della forza normale facendo la formula inversa. La forza normale, infatti, si calcola dividendo 15,72 N diviso il coefficiente d'attrito statico Ks, quindi diviso 0,60. Perciò otteniamo la forza normale da 26,2 N, che è anche la forza elastica. Quindi abbiamo calcolato la forza elastica. Adesso, come dicevamo prima, la forza elastica è data dalla legge di Hooke, facciamo la formula inversa, quindi ricaviamo KE e così abbiamo la costante elastica della molla. Per ricavare la costante elastica dobbiamo dividere la forza elastica diviso delta L. Sostituiamo i numeri, forza elastica diviso l'accorciamento di 3,4 cm, non ci sto a mettere il segno meno, qui lavoro con i valori assoluti, cioè con i numeri positivi. E alla fine, facendo questo calcolo, trovo la costante elastica di 7,71 N al centimetro, che intuitivamente vuol dire che allungando o accorciando questa molla di un centimetro, la molla esercita una forza di 7,71 N.